in compagnia di Gian Claudio Torlizzi, founder di T-Commodity. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Allora, partiamo dal petrolio, che poi ci sono tanti altri argomenti molto molto interessanti. Innanzitutto vedo che riduce le perdite già a quest'ora. Volevo capire se questa mossa da parte degli Stati Uniti di rilasciare le scorte 1 milione di barili al giorno, si tratta di un numero elevato considerando che le loro scorte poi non sono così tante. Alla fine sarà significativa o meno per il mercato nel lungo termine? Ma io credo proprio di no, credo che queste operazioni in realtà siano veramente benvenute da parte dei trader, perché offrono delle opportunità di acquisto. Ovviamente il mercato potrebbe reagire negativamente, sappiamo che il mercato nel breve termine è influenzato dal trading ad alta frequenza, che sull'headline, sulle notizie, magari reagisce con delle vendite, ma dobbiamo sempre considerare che la struttura del mercato del petrolio, così come la struttura del mercato dei beni energetici e della gran parte delle materie prime, rimane caratterizzato da una grande tensione sul lato dell'offerta. Per cui quando si verificano questi tentativi un po' di, come giustamente hai evidenziato tu, di disperazione, e il prezzo quindi può magari seguire al ribasso, io credo che gli operatori si sfreghino le mani e siano pronti poi in realtà a comprare a man bassa. Io personalmente penso che il Brent, se parliamo di Brent, abbia formato sopra i $100 un floor, un pavimento per intenderci, di prezzo, e che quindi qualsiasi finestra si possa creare di prezzo al di sotto dei $100 rappresenti un'opportunità per aprire nuove posizioni rialziste. Io la vedo in questa maniera qua. Noi quando è che potremmo effettivamente iniziare a considerare un allentamento dei fondamentali del mercato? Quando avremo un diverso approccio da parte del comparto privato, dell'oil and gas privato, a ampliare in maniera significativa la produzione. Ma questo non sta avvenendo. La maggior parte dei board delle società petrolifere continua ad essere fortemente influenzato dal principio di sostenibilità, che ovviamente cavalca in maniera strumentale, perché un azionista di una società petrolifera ovviamente rema affinché non si aumenti in maniera importante la produzione, per mantenere tesa l'offerta e quindi sostenuti i prezzi. Ma a dare, diciamo così, manforte agli azionisti sono anche tutte le regole di compliance, nello specifico riguardo alla sostenibilità ambientale, che ancora, seppure si stiano un po' indebolite queste istanze con la guerra in Ucraina, perché naturalmente il concetto dell'energy security sta iniziando ad essere più importante, finalmente, dico io, rispetto alla sostenibilità ambientale, ma comunque questi criteri ovviamente continuano a condizionare fortemente i board delle società private. Quindi sarà quando avremo dei segnali da parte della grande finanza di allontanamento di questi criteri che forse potremo iniziare a prefigurare un miglioramento sul lato dell'offerta. Ma fino a che non si raggiunge quel livello, a mio avviso, rimarremo sempre all'interno di un sentiero di crescita dei prezzi. Poi non ci dimentichiamo che a rendere tesa l'offerta rimane comunque il discorso delle sanzioni nei confronti della Russia, che certo, è il secondo produttore mondiale di petrolio. Sanzioni che comunque rimarranno anche nel caso in cui si dovesse arrivare a una tregua del conflitto, perché le sanzioni sono fondamentalmente legate a Putin e al suo entourage. Quindi e io credo personalmente che sarà molto 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 difficile per l'Occidente in qualche maniera agire per rimuoverlo. E quindi con le sanzioni che rimangono in place, fondamentalmente quello che avverrà sarà il mantenimento di queste misure e soprattutto questo processo di disfunzionamento, di disarticolazione del comparto delle materie prime, che è forse l'effetto collaterale di cui si parla di meno, ma secondo me è il più importante, relativo alle sanzioni, che ovviamente manterrà il mercato molto nervoso, molto teso e quindi caratterizzato da prezzi
in ascesa costante. Quindi, giusto per capirci, questa mossa dell'amministrazione Biden sembra anche una conseguenza all'inflazione a cui stanno assistendo gli Stati Uniti. Oggi abbiamo visto i numeri, poi per carità, se andassimo a compararli a quelli in Spagna e in Italia non ci fanno più così paura, però il PCE Price Index su base annuale al 6,4%, si inizia a speculare negli Stati Uniti che Biden avrà solo un unico, come dire, un unico mandato da presidente, cioè solo 4 anni a causa di questa situazione economica, che poi, diciamoci la verità, sì, c'è stata una politica molto espansiva, ma lui non poteva immaginare ovviamente una guerra in Ucraina che avrebbe peggiorato ancora di più le cose. Detto ciò, ovvio che chi viene eletto dal popolo è responsabile per tutto ciò che poi accade nel paese di conseguenza. Quindi, solo per capirci, non è possibile sostituire con questi rilasci di riserve la mancanza sul mercato a causa delle sanzioni contro la Russia. Giusto. No, non è possibile. Quello che può, diciamo così, nel breve termine influenzare maggiormente il prezzo, secondo me, è l'estensione dei lockdown in Cina, perché i lockdown in Cina ovviamente si stanno già traducendo in un forte calo degli indici sulla mobilità, in un paese comunque fortemente importatore, un grande importatore di petrolio, e quindi c'è addirittura chi in maniera un po' complottista lega la decisione delle autorità cinesi di istituire un lockdown prima a Shenzhen e poi a Shanghai in concomitanza con i picchi raggiunti del prezzo del petrolio. Ora queste sono, diciamo così, delle prese di posizione che non mi trovano a favore, però comunque sul mercato si girano anche ovviamente queste voci. In realtà quello che, se la Cina continua a rallentare come sta mostrando, anche dal dato di questa notte sugli indici manifatturieri, che è bene ricordarlo, sono virati in territorio recessivo, perché l'indice manifatturiero ufficiale è sceso sotto la soglia dei 50 punti, questo nel breve termine appunto può offrire un po' di debolezza sul prezzo. Teniamo anche conto che siamo comunque in un contesto ancora di dollaro forte. Nel ciclo precedente, nei rialzi precedenti, nel 2008, ovviamente il dollaro era molto più debole con prezzi del petrolio a questi livelli. Oggi abbiamo un dollaro forte che può in qualche maniera disincentivare gli acquisti dei buyer che non sono in valuta, che non lavorano in valuta americana. Quindi nel breve termine c'è, secondo me, spazio per parlare, diciamo così, di un raffreddamento, che però deve essere visto, almeno per come la vedo io, appunto come un'opportunità di acquisti. I fondamentali rimangono ancora molto tesi, anche perché, come giustamente ricordavi tu, questo scenario comunque di pressioni inflazionistiche in aumento non fanno altro che incentivare, che alimentare agli occhi degli investitori le commodity come un inflation hedge, cioè come un'assicurazione contro l'inflazione. Oggi le commodity sono assolutamente l'asset su cui posizionarsi per diversificare e per appunto proteggersi dal rialzo dell'inflazione. Noi siamo in un contesto in cui fondamentalmente abbiamo dei tassi inflazionistici sui livelli degli anni 80, con però dei tassi interbancari che sono bassissimi ancora, cioè qui non è che siamo come 40 anni fa, in cui avevamo un'inflazione molto alta ma anche tassi in rialzo. Oggi le banche centrali, che è il vero problema secondo me, che potrebbe poi sfociare in una crisi finanziaria molto forte, è che in realtà oggi le banche centrali hanno le mani legate, perché sanno bene che fondamentalmente alzare i tassi in maniera molto sostenuta sarebbe controproducente, perché sì, questa è un'inflazione da offerta, è diventata ormai negli ultimi mesi un'inflazione molto legata all'offerta, e è partita, diciamo così, soprattutto negli Stati Uniti come un'inflazione anche da domanda, ovviamente. In Europa in realtà quasi mai, perché l'Europa ha subito in termini inflazionistici le sollecitazioni sull'offerta. Oggi a livello mondiale abbiamo questo shock da offerta, e quindi questo crea un problema enorme. Quindi questo gap, qui concludo, tra il prezzo delle materie prime, ma soprattutto tra l'inflazione e i tassi interbancari, quindi questo gap, fondamentalmente sono tutte aspettative inflazionistiche che danno
gettano benzina sul fuoco del rialzo delle materie prime. Ecco, dopo aver fatto il punto soprattutto sul petrolio, che diciamo era il tema ecco, di queste giornate, volevo capire, ci sono un po' di indiscrezioni ieri dopo la chiamata Putin-Draghi, è emerso che effettivamente i contratti esistenti, rimangono in vigore, le aziende europee potranno pagare in euro e dollari. Invece vedo già indiscrezioni di Walter Bloomberg, ma non solo lui, su Twitter stiamo parlando, che Putin ha detto che la Russia fermerà diciamo i contratti di gas se gli acquirenti non pagheranno in rubli, e si tratta dei paesi diciamo non amici. Poi ovviamente Draghi invece stava parlando, ha fatto questa precisazione, che si tratta dei paesi dell'Unione Europea, ma ha detto paesi dell'Unione Europea sono attualmente non amici a Putin. Come vedi, diciamo, le dinamiche sotto questo punto di vista, poi soprattutto in questo contesto di quasi una ricerca disperata di diversificare, perché Descalzi, il numero uno di Eni, insieme a Di Maio sono andati in missione, Di Maio ovviamente ministro degli esteri, in Algeria, in Congo, in Angola, oggi oggi sono andati invece alla Repubblica Araba d'Egitto per cercare di diversificare in termini di importazioni di gas. Dove sta a tuo avviso la verità e l'equilibrio? Io non ho, diciamo così, elementi per dire dove sta la verità. Posso dire il mio punto di vista. Il mio punto di vista è che comunque nel momento in cui tu rinunci al gas che arriva via pipeline, comunque devi essere innanzitutto disposto e pronto soprattutto a pagare il gas a prezzi strutturalmente più alti rispetto a quelli a cui tu eri abituato. Il gas, ovviamente, il gas liquefatto fondamentalmente è un gas, è la commodity più globalizzata del mondo, e quindi è sollecitata dal mercato mondiale. Quindi nel momento in cui noi inizieremo a rubare delle quote di gas destinate ad altri paesi, scatterà necessariamente un'asta tra le varie realtà economiche. Negli ultimi tre mesi all'Europa, diciamo, ha detto bene, sia per un discorso di meteo che ha provocato un rallentamento dei consumi, sia anche per un forte rallentamento dell'economia cinese, che ha tenuto alla larga, diciamo, i buyer asiatici dal mercato del liquefatto. Ma con il previsto adesso nuove azioni di stimolo da parte della Cina, perché non dimentichiamoci che Xi Jinping cercherà la terza rielezione a novembre, quindi è lecito attendersi delle misure molto importanti di stimolo per l'economia cinese. Io credo che assisteremo presto anche al ritorno dei buyer cinesi nel mercato del gas liquefatto. Quindi comunque una price wars, secondo me, sarà inevitabile, ma non solo adesso, che comunque è un periodo delicatissimo di ristoccaggi, che tra l'altro stanno andando molto male perché i trader non sono incentivati oggi a ristoccare. Quindi in questo il governo italiano dovrebbe adoperarsi maggiormente per incentivare i trader a ristoccare, perché altrimenti rischiamo di arrivare al prossimo inverno con un livello veramente molto basso, che ci esporrebbe a dei inevitabili razionamenti energetici, soprattutto nel momento in cui il meteo dovesse rivelarsi peggiore. Perché qui siamo sempre nella speranza, non si può vivere nella speranza che il meteo sia favorevole. Quindi c'è un punto chiave da evidenziare, ossia che l'affrancamento del gas russo costerà e comporterà enormi sacrifici fino a che ovviamente poi il mercato non si andrà a riequilibrare. Ma ci vorranno 2-3 anni prima che anche dagli Stati Uniti si assisterà a un ampliamento reale della capacità di produrre gas. Quindi ecco, questo è un qualcosa che io ho sempre cercato di evidenziare nei miei articoli o nei miei tweet. Io non ho mai espresso un giudizio di merito se giusto o sbagliate siano le sanzioni. Io ho semplicemente però evidenziato il contraccolpo economico-finanziario che sarà molto molto forte e che si comincia a vedere. Noi, mentre parliamo, comunque il TTF rimane stabilmente sopra i 100 euro a megawattora, malgrado siamo già in una fase stagionale in cui i consumi dovrebbero iniziare a rallentare. La struttura del mercato rimane in backwardation, cioè rimane comunque, fotografa comunque una tensione strutturale di tensione sul lato dell'offerta. Quindi è bene esserne consapevoli, e la mia
La mia idea è che appunto dovremo attendere ancora qualche anno prima di assistere a un riequilibrio del mercato. Quindi abbiamo visto in effetti il TTF a 119 euro a megawatt l'ora con un rialzo del 10%, anche se prima c'è stato un calo verso i 110 euro a megawatt l'ora, poi ripeto in questo istante proprio sia il ministro degli esteri che alcuni CEO italiani stanno cercando in ogni modo di trovare, diciamo, fonti alternative. Poi ovvio che se togli una quota di mercato per clienti diversi il mercato rimane ristretto comunque sul lato dell'offerta. Stiamo parlando del gas, ma lo stesso vale anche del petrolio. Detto ciò, vedo il tuo ultimissimo tweet che secondo te in effetti il peggio non è per niente terminato. A questo punto ti chiedo che cosa esattamente ecco, intendi dire con il grafico. No, io intendo dire che siccome negli ultimi giorni sui giornali sono giornali italiani, ma non solo, in realtà sono comparsi vari articoli, interviste dei soliti esperti che ci hanno voluto dire ma il peggio forse è passato perché le bollette energetiche in Italia nel secondo trimestre scenderanno dell'1% rispetto a quelle del primo. A noi un po' analisti indipendenti è venuto veramente da sorridere, perché parlare di un calo dell'1% quando comunque hai un prezzo del power che nel primo trimestre si è stabilizzato abbondantemente sopra 200 euro al megawattora fa veramente ridere come presa di posizione. Io vedo un mercato che comunque rimane teso, basta guardare appunto la curva a termine non solo del gas ovviamente, ma poi anche dell'energia, che non fa presagire al momento nessun tipo di inversione di tendenza. E appunto l'ultima conferma è arrivata oggi con il PUN che è tornato sopra i 300 euro a megawattora. Sono livelli di prezzo questi che mettono in serissima difficoltà i consumatori, le imprese, i trader stessi, perché un aspetto importante che anche qui viene evidenziato poche volte è quello che io ho chiamato l'effetto Lehman Brothers sulle commodity, cioè il rialzo strutturale in questo caso del prezzo dei beni energetici ovviamente ha innalzato fortemente i costi finanziari anche per i grandi trader, che solitamente utilizzano il mercato finanziario per coprirsi e quindi utilizzano i derivati sul power e sul gas per effettuare delle coperture finanziarie. Ma se i margini chiesti dalle borse di scambio sono doppi rispetto, faccio un esempio, a quelli dello scorso anno, è chiaro che un grande trader sarà incentivato a smobilitare le posizioni per mantenere la copertura, perché non può rischiare di rimanere scoperto. Ma questo lo stiamo vedendo anche nel contesto italiano. Abbiamo dei distributori di energia a livello italiano che preferiscono non fare nuovi clienti perché non hanno il polmone finanziario per poi, diciamo così, garantirsi davanti alla borsa di interscambio. Quindi, e questo lo vediamo anche nell'acciaio stesso, anche nel comparto siderurgico, nel comparto dei metalli. Oggi le banche o gli assicuratori del credito chiedono delle garanzie molto più ampie rispetto allo scorso anno, a parità di fatturato, a parità di volumi. E quindi si pone un problema enorme di liquidità sul mercato che si traduce poi in una volatilità sempre maggiore, perché più il mercato è illiquido e più è volatile, e più il mercato è volatile e più è ingestibile fondamentalmente, non solo per le imprese e per le famiglie, ma anche per i grandi trader, che poi sono quelli che dovrebbero dare liquidità al mercato. Quindi secondo me non ci sono elementi per pensare a una situazione in cui il peggio sia passato. Credo che siamo ancora pienamente in crisi energetica, insomma. Grazie mille Gianclaudio Torlizzi, founder di T-Commodity, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento e ad una prossima occasione. Non mancherà, grazie, buon lavoro.